Martedì 26 giugno ci avviciniamo sempre di più alla fine di questi gironi eliminatori. Oggi terzo giorno della terza giornata, i risultati li vedete qua, come sempre si aggiorneranno in tempo reale. Andrei subito ad aprire la prima bustina di oggi, che ci regala subito il gol della Polonia. La Polonia dunque ha pareggiato subito contro il Giappone, ha segnato Kamil Grosicki. Kamil Grosicki per la Polonia, dunque 2-2 scusate, tra Giappone e Polonia. 2-2 dunque il risultato tra Giappone e Polonia. Siamo subito alla prossima figurina che ci regala il gol del Brasile, ha segnato Felipe Luis, giocatore dell'Atletico di Madrid. Felipe Luis, dunque 3-1 il risultato per il Brasile, partita che conta davvero poco, ma è importante chiudere con una vittoria anche per le squadre eliminate. Terza figurina, la Svizzera, ha segnato Xherdan Shaqiri. Eccolo qua, Shaqiri ha segnato il gol del 2-1, grazie alla quale la Svizzera va in vantaggio con il Costa Rica. In questo momento la Svizzera sarebbe prima nel gruppo E, Costa Rica secondo. Quarta figurina, Argentina, ha segnato l'Argentina il gol del vantaggio con la Nigeria. Attenzione, importante questo, ha segnato Federico Fazio, gol importantissimo perché l'Argentina con questa rete, col gol del 2-1, va in testa con 6 punti al girone e sarebbero a pari punti Nigeria e Croazia, che entrambe stanno perdendo, quindi entrambe hanno 4 punti in classifica. Nigeria e Croazia hanno pareggiato 3-3 lo scontro diretto, si andrebbe dunque a vedere la differenza reti, che per ora sono entrambe a più 1. Si andrebbe a vedere il numero di gol fatti. Mamma mia, davvero un bel girone molto equilibrato. Ha segnato l'ultima figurina di questa bustina il Marocco, Nabil Dirar. Nabil Dirar dunque per il Marocco, 4-1 contro la Spagna nel gruppo B. Ieri non avevano segnato in questa partita, oggi il Marocco ha segnato il gol del 4-1. Apriamo la seconda bustina, Bustina ci regala il Portogallo, ha segnato João Mario, gol del Portogallo nella grande sfida. Il Portogallo fa sempre grandi sfide, questa volta 4-3 all'Iran, 4-3 all'Iran. Grazie a questo momentaneo 4-3 il Portogallo si porta a pari con l'Iran a 6 punti. La Spagna sta perdendo, quindi Iran e Portogallo sarebbero entrambe qualificate agli ottavi di finale. Vediamo la prossima figurina, è dell'Inghilterra, Joe Hart, il portiere dell'Inghilterra. Joe Hart, 3-0 dunque dell'Inghilterra sul Belgio nel gruppo G. Ma all'Inghilterra serve davvero un miracolo, che potrebbe addirittura succedere, perché in questo momento Inghilterra, Belgio e Panama hanno tutte 3 punti, quindi si andrebbe a vedere la classifica avulsa per decidere la seconda classificata in questo girone, perché la Tunisia ha 9 punti e sta vincendo il girone. Messico, eccolo qua, ha segnato Jesus Gallardo per il Messico. Andiamo a vedere che ha segnato il 2-0, dunque 2-0 per il Messico contro la Svezia, partita del gruppo F. Messico che rafforza il suo secondo posto nel girone, superando la Svezia, la Corea del Sud sta perdendo, quindi il Messico per ora è secondo dietro la Germania nel gruppo F. Prossima figurina, Perù, Aldo Corzo, il Perù, non vorrei sbagliare, ma è una delle squadre con più figurine estratte dall'inizio della competizione. Questo è il terzo gol del Perù sull'Australia, il Perù sta vincendo il girone a punteggio pieno con 9 punti. Ultima figurina, ha segnato il Messico ancora, Javier Aquino, 3-0 dunque per il Messico. Davvero una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva per la qualificazione, ma attenzione che se la Corea del Sud dovesse ribaltare contro la Germania sarebbero loro a passare, anche se poi il Messico potrebbe andare a pari punti con la Germania, hanno pareggiato, insomma bisogna fare i calcoli alla fine di tutti i gironi. Apriamo la terza bustina, la prima figurina di questa terza bustina è dell'Inghilterra, che segna ancora con Eric Dier per l'Inghilterra,
dunque si porta addirittura 4-0 contro il Belgio. Attenzione che la differenza reti qua potrebbe davvero essere decisiva. L'Inghilterra è partita da meno 6, però adesso si è già portata a meno 2, a pari col Belgio, perché il Belgio era più 2, ora è a meno 2, anche se nella classifica, nella differenza reti totale, bisognerebbe vedere poi la classifica avulsa. Ma non perdiamoci in calcoli e vediamo che ha segnato Yuya Osako per il Giappone. Il Giappone torna in vantaggio dunque 3-2 contro la Polonia. Non vuol far punti alla Polonia, che sarebbero decisivi per la qualificazione, mentre il Senegal deve ancora segnare in questa terza giornata. Clamoroso, clamoroso. Vediamo, prossima figurina. Uruguay! Maxi Pereira, l'Uruguay cerca di accorciare le distanze, 5-2, sta perdendo 5-2 contro la Russia. Avanti veloce con la figurina della Tunisia. Oddio, questo qua come si chiama? Fakhreddin Ben Youssef per la Tunisia, che ha raddoppiato contro Panama, 2-0, rafforza la sua leadership del gruppo. La Tunisia, ultima figurina della terza bustina. Ancora Tunisia, due di fila, ha segnato Youssef M'Sakhni. Nomi impronunciabili quelli tunisini, ma ciò che importa è il gol del 3-0. Due risultati netti in questo gruppo G, dunque 4-0 dell'Inghilterra sul Belgio, 3-0 della Tunisia sul Panama. E apriamo la prossima bustina. Eccola qua, buttiamo via la carta e vediamo subito di chi è il primo gol. È una legend dedicata all'Uruguay, campione del mondo del 1930. Uruguay dunque è una figurina legend che non porta gol per noi. Vediamo, andiamo subito a vedere la seconda figurina di questa bustina. Questo sì che vale, gol della Svezia, Pontus Jansson cerca di recuperare lo svantaggio contro il Messico in una delle partite più importanti di tutti i gironi. 3-1 per il Messico, per ora il Messico è ancora secondo, deve recuperare assolutamente la Svezia, deve almeno pareggiare. Vediamo la prossima figurina. L'Arabia Saudita ha segnato Salem Al-Dosari, eccolo qua, l'Arabia Saudita che va sul 4-2 contro l'Egitto. 4-2, ipoteca dunque la vittoria, anche se manca davvero tanto. 4-2 comunque per l'Arabia Saudita nel gruppo A. Prossimo gol è dell'Argentina, ha segnato Marcos Rojo, gol importante per l'Argentina, che va sul 3-1 dell'Argentina. E al momento l'Argentina sarebbe qualificata addirittura come prima nel girone. Prossima figurina, Panama con Luis Tejada, che aveva già segnato, un nome non nuovo, e il Panama grazie a questo gol accorcia le distanze con la Tunisia, si porta sull'1-3. Ultima bustina di questo terzo giorno della terza giornata dei gironi eliminatori. Ultimi 5 gol, vediamo a chi li assegneremo. Il primo è il Giappone, ha segnato Takashi Usami. Non è il primo gol di Usami, se non sbaglio è il terzo addirittura. Takashi Usami, 4-2, attenzione, gol importante soprattutto per la Polonia, perché la Polonia non deve recuperare 2 gol se vuole essere qualificata, fin tanto che il Senegal non segna, perché se segna il Senegal allora probabilmente non basta più nemmeno il pareggio. Vediamo la prossima figurina. Portogallo, Danilo Pereira, anche questo non è un nome nuovo. Danilo Pereira porta sul 5-3 la sfida tra Iran e Portogallo, questa molto molto importante. Portogallo raggiunge l'Iran a quota 6 punti e andrebbero in questo momento a braccetto agli ottavi di finale. Prossima figurina è un'altra legend dedicata a Pelé, Edson Arantes da Nascimento Pelé, campione del mondo col Brasile, se non sbaglio 3 volte, nel 58, nel 62 e nel 70. Non porta nessun gol, non vale come gol del Brasile, perché le legends non valgono. Vediamo, attenzione, c'è ancora la figurina 0-0, anche questa non porta punti, tra l'altro è una doppia perché l'avevamo trovata qualche giorno fa.
la figurina 00 con lo stemma della Panini, che non vale, dunque ne rimane solo una, questa qua è l'ultima figurina di oggi, vediamo di chi sarà. È una figurina di squadra ed è la figurina dell'Islanda, dunque, che segna il 3-1. L'Islanda, che già eliminata, rischia di eliminare anche la Croazia. 3-1 dell'Islanda sulla Croazia. Vediamo, aggiorniamo i risultati, che non hanno segnato nessun gol oggi. Danimarca Francia 0-3, Corea del Sud Germania 1-2, e due giorni che non si segna in questa partita, così come anche due giorni che non si segna in Senegal Colombia. Infatti il punteggio rimane fermo sull'1-0. Rapido, a due giorni dalla fine, conteggio delle classifiche. Nel gruppo A la Russia è a 7 punti, seguito dall'Arabia Saudita a 4, dunque sarebbero loro le qualificate. Uruguay e Egitto, che stanno perdendo, sono fermi a 3. Nel gruppo B il Portogallo, battendo l'Iran, si qualificherebbe insieme proprio l'Iran con 6 punti ciascuno. La Spagna sta perdendo contro il Marocco, quindi entrambe sarebbero a 3 punti. Nel gruppo C il Perù domina e vincerebbe il girone con 9 punti. Seguono Danimarca, Francia e Australia a 3 punti. E qua bisognerebbe vedere la classifica avulsa tra queste tre squadre. Nel gruppo D l'Argentina, che sta vincendo 3-1 sulla Nigeria, passerebbe come prima classificata con 6 punti. Poi Nigeria e Croazia hanno 4 punti. Nigeria e Croazia hanno 4 punti, l'Islanda, che è già eliminata, 3. Quindi per decidere la qualificazione tra Nigeria e Croazia, che hanno pareggiato lo scontro diretto, si andrebbe a vedere la differenza reti, che è clamorosamente pari. Davvero, stanno perdendo entrambe 3-1, quindi andrebbero, sono entrambe a meno 1, quindi si andrebbe a calcolare il numero di gol fatti. Nel gruppo E, quello già deciso, Svizzera e Costa Rica sono già qualificate, la Svizzera per ora è prima, la Costa Rica secondo, il Brasile sta vincendo con la Serbia, chiuderebbe al terzo posto, la Serbia quarta. Nel gruppo F dunque la Germania, che sta battendo la Corea del Sud, andrebbe a 7 punti e vincerebbe il girone. Il Messico, che sta battendo in una importantissima partita la Svezia per 3-1, la supererebbe in classifica e andrebbe a 4 punti, qualificandosi agli ottavi di finale. Eliminate Svezia e Corea del Sud. Nel gruppo G la Tunisia è in testa con 9 punti, mentre grande bagarre tra Inghilterra, Belgio e Panama, che hanno tutte 3 punti per ora, che si giocherebbero il secondo posto e dunque la qualificazione. Nell'ultimo girone dunque Giappone, che sta vincendo 4-2 con la Polonia, vincerebbe il girone, andrebbe a 9 punti. In questo caso Senegal, Colombia e Polonia avrebbero tutti 3 punti, e quindi come al solito classifica avulsa che calcoleremo alla fine. Non mi resta altro che darvi appuntamento a domani, mercoledì 27, per il penultimo giorno di qualificazione. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!